Oggi abbiamo meritato, abbiamo giocato bene, siamo stati squadra dall'inizio alla fine con idee, con testa e con la volontà necessaria. Soddisfatti, però non abbiamo fatto niente, questo è inevitabile perché 8 partite in 25 giorni decideranno il nostro campionato, il nostro presente, la nostra posizione in classifica, quindi adesso siamo solamente proiettati a cercare di fare il meglio possibile anche nella prossima gara molto difficile, ma molto stimolante, è molto importante per noi perché tutte le partite comunque al di là della forza avversaria ti danno la possibilità di dimostrare le nostre qualità. Con i risultati e con le prestazioni crescono l'autostima, cresce la fiducia, sono cresciuti tanti giocatori, che tanti giocatori stanno avendo un rendimento alto, sono arrivati i giocatori a gennaio che ci hanno aiutato tanto e la crescita della squadra secondo me è stata costante. Poi per vari motivi o per piccoli dettagli in passato non siamo riusciti a ottenere delle vittorie contro squadre importanti, ma avevamo già dimostrato comunque di possedere buona qualità. È che adesso probabilmente c'è quella convinzione, c'è quella determinazione, c'è quell'attenzione in più che poi fa la differenza in scontri di così alto livello e su questo dobbiamo insistere, ripeto, perché è inutile fermarci a guardare la classifica adesso, perché 8 partite sono tantissime e dobbiamo starci dentro, dobbiamo stare molto concentrati. Stiamo lavorando molto bene, ma non possiamo mollare niente perché è un attimo. Il nostro è un mestiere particolare, perché è un attimo far diventare un momento negativo, trasformarlo in positivo, ma anche il contrario. Quindi non bisogna assolutamente mollare, anche perché i prossimi impegni saranno particolarmente difficili, ma non solamente Juve, Napoli, Parma, Bologna, Sassuolo, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, tutte saranno partite molto complicate e ci vorrà il miglior Milan possibile. Per me assolutamente non è una sorpresa, per me è solamente la conferma di quello che era la mia valutazione su Akan, sia a livello tecnico, sia a livello caratteriale, a livello di professionalità. È un giocatore fantastico per un allenatore, perché in qualsiasi posizione del campo le fai giocare, ci sa stare, perché ha tecnica, ha generosità e credo che lui debba convincersi che deve diventare un giocatore determinante, che può comunque determinare risultati positivi, perché ha le qualità per farlo e sono molto contento che ci stia riuscendo. Però è il collettivo sono tutti i giocatori che stanno rendendo tanto, che sono pronti, che sono disponibili, che soffrono anche a subire le mie scelte negative, ma quando poi vengono chiamati in causa si fanno trovare pronti. Queste sono le situazioni che da qui alla fine e adesso stanno facendo la differenza, e da qui alla fine la faranno ancora di più perché ricavano in 3 giorni è difficilissimo e quindi è stato l'esempio oggi di Rebic. Secondo me Rebic aveva solamente bisogno di staccare un po' il livello di testa e non partire dall'inizio, probabilmente lo ha, non so se rasserenato, però poi stava bene di gambe, perché quindi poi vuol dire che aveva bisogno di rifiatare ed è normale, e lo farò anche con altri giocatori quando mi accorgerò che stanno calando un po' di energia, quindi tutti dovranno essere bravi a farsi trovare pronti e questo lo stanno facendo e dobbiamo assolutamente però insistere, ripeto, perché prossima gara dobbiamo pensare, una gara alla volta e la prossima con grande concentrazione, perché dormiremo a Milanello per riposare bene, per recuperare bene, però poi abbiamo mezzo allenamento lunedì per essere pronti per la prossima gara, quindi assolutamente non possiamo permetterci di fare altri ragionamenti, avere altri pensieri o festeggiare troppo una bella partita. Siamo contenti, ma conta la prossima.